Eccomi tornata con una nuova puntata della Makeup Collection. E arriviamo a una delle parti che mi piace di più. Visto che l'ultima volta vi ho mostrato i miei ombretti in crema e matitoni, magari vi lascio qui il link, è arrivato il momento di passare agli ombretti. Tralasciando le palette, che magari, boh, non so, penso di farvele vedere magari una per una con un makeup tutorial associato, perché insomma sono tante, farvele tutte in un video diventerebbe un po' da pazzi, e quindi insomma le vedremo più in là. E prima che vado avanti ci tenevo a farvi vedere il mio makeup realizzato interamente con la Duochrome. Ho usato mela stregata sulla palpebra mobile e nella piega dell'occhio Chimera, se non sbaglio. Spero che si veda. E fatemi sapere se vi piace. E la luce fa quello che vale. Torniamo a noi. Dicevo, è arrivato il momento di passare i miei ombretti single, che ne ho davvero molti. E tra l'altro, oggi ho fatto una scoperta. Non so se vi ricordate nel video della postazione make up, magari ve lo lascio qui da qualche parte. Ho un cassettino pieno di ombretti singoli. E devo dire la verità, oggi ho diviso un pochino per marche, per vedere un attimino come poter suddividere i video. Perché insomma, farveli vedere tutti in un video verrebbe tipo un'ora e mezza di video. Non mi sembra il caso. E ero convinta, ma convintissima, che avessi, diciamo, tantissimi ombretti Kiko da poterne fare un video Kiko, poi magari un video, non so, Essence e Company. Invece, inaspettatamente, gli ombretti monomarca, cioè ombretti mono e più numerosi della stessa marca che ho sono i Pupa. Giuro che non pensavo. Io in realtà non ne ho molti più Essence, quindi penso che farò oggi solo Pupa perché sono un bel po'. Poi un video solamente Kiko Essence e poi un video Elf, Astra e Company, insomma, marche varie. Iniziamo subito. Sono due in polvere libera e gli altri tutti compatti. Inizio subito questo in polvere libera. Allora, questo qui è il Mineral Silk ombretto in polvere minerale ed è il numero 06. Il packaging di questo è assolutamente semplicissimo, come vedete, ha questo effetto specchiato con la scrittina Pupa. E dentro è, diciamo, come tutti i classici minerali, con i buchini per non far uscire troppo prodotto. Ed è un colore assolutamente bellissimo, perché è, questo grigio perla, come vedete, è molto molto luminoso. Non ha dei glitter evidenti all'interno, ma è molto satinato e luminoso comunque. E è una polvere davvero finissima ed è setosissima, cioè è veramente un ombretto minerale spettacolare. E una volta se lo vado a sfumare, comunque diventa molto molto chiaro, e quindi anche per un look, diciamo, da giorno e veloce è davvero molto molto bello. E il mio voto per lui è 7. Poi, altro ombretto Pupa in polvere libera, si chiama Polvere di Luce ed è il numero 05. Anche qui il packaging, insomma, è semplicissimo e questo ha un colore spettacolare. Allora, ecco, questo non ve lo posso far vedere perché se lo giro esce tutto, ma ha la grandissima pecca in confronto all'altro che, come tutti i minerali normali, come ad esempio quelli di neve e, se non sbaglio, anche quelli di Kiko, hanno i buchini per non far uscire troppo prodotto. Questo non ha assolutamente niente, tutta sta polvere buttata qua dentro che, secondo come si apre il tappo, e magari se la boccettina era messa tipo storta, esce di tutto. E questa secondo me è una grande pecca di questo packaging. Ma ripeto, è veramente, è forse il più ombretto vecchio che ho dei Pupa, quindi magari ancora non si erano innovati. Questo è un colore spettacolare. Questo Duochrome, è questo, dov'è? È questo qui, che è azzurro con questi riflessi dorati che si vedono moltissimo. È un colore assolutamente bellissimo. E anche questo, come l'altro, cioè la polvere è proprio setosissima. È assolutamente bellissimo. Cambio un po' la luce per farvi vedere da lontano. Vedete che riflessi ha? È davvero molto molto bello questo.
Tra l'altro, tutti questi ombretti che vi faccio vedere Pupa, veramente tutti, con un primer sotto, io utilizzo sempre, se non è quello Love Sage di Essence, utilizzo il Pro Base della Moi, insomma, e mi durano tutto il giorno, quindi assolutamente sono ottimi secondo me. E il mio voto per lui è 8, che mi piace tantissimo. Passiamo agli ombretti compatti. Allora, inizio da questo qui. Questi che vi faccio vedere hanno tutti più o meno lo stesso packaging, ovvero questo packaging qui con, diciamo, la parte trasparente che fa intravedere il colore. Questo si chiama Hot Tropics Diamond e Shadow ed è un ombretto compatto wet and dry. Ed è il numero 02. Io questi ombretti li amo, tutti all'interno, senza ve lo faccio vedere ogni volta, hanno l'applicatore piccolino in spugnetta che, come vedete, non uso mai. Sarei anche tentata di buttarli, però. Ed è questo bellissimo colore. È un bel, diciamo, violetto lilla che è molto pigmentato, come vedete, e ve lo faccio vedere. Ed è questo lilla qui, questo violetto. Anche questo è satinato, ha dei bellissimi riflessi rosa all'interno, molto. Oggi la luce fa i capricci. È molto particolare, ma non ha glitter. E insomma, questo fa sì che sia anche un ombretto molto portabile da giorno, insomma, perché magari andare, non so, all'ufficio, all'università con troppi glitterozzi in viso non è il caso. Ed è davvero, come vedete, molto bello, molto scrivente e pigmentato. E qui do il voto direttamente alla fine perché insomma mi piacciono tutti allo stesso modo, quindi è inutile che ognuno do il voto. Altro ombretto è questo qui, che si chiama Jeans and Roses Luminance Silk. Ed è un ombretto cotto ed è il numero 01. Ed è un bellissimo blu, appunto blu jeans, ed è questo qui. Si nota già comunque appunto dalla luce che anche questo è sì un blu comunque un po' scuro, ma molto luminoso. Questo è il colore. Ve lo metto accanto al viola di prima. Ed è questo bellissimo blu. È davvero un blu jeans, è un misto fra un blu e un azzurro scuro, perché non è proprio un blu scuro, è un blu abbastanza tenue, insomma. E anche questo non ha glitter all'interno, ma non è completamente opaco. Non so se lo notate comunque voi. È satinato. E è davvero molto bello. Questi due ombretti mi piacciono davvero molto. Poi, sempre di questi con questo packaging, ho gli ultimi due che vi ho fatto vedere nel video haul della Vogue Fashion Night. Magari vi lascio qui il link, comunque per chi non l'avesse visto ve li faccio rivedere al volo. Uno è questo qui, che è sempre della collezione come questo qua, Blue Jeans and Roses. Oggi ucciderò la luce. Jeans and Roses Lumina Silk. E questo è lo 02, infatti, quello dell'altro è 01. Ed è un colore davvero molto particolare. Questo sembra tipo color Tiffany a vederlo da qui, ma in realtà una volta swatchato, vedete, rimane molto più chiaro. E rimane, cioè ha delle. Questo è veramente bellissimo perché all'interno ha dei riflessi tipo argento, cioè da qui non rende, anzi sembra quasi bianco, boh, non rende proprio questo colore in video, ma è assolutamente bellissimo, anzi conto presto di farci un trucco. Poi l'altro sempre che ho preso alla Vogue Fashion Night è della collezione limitata China Doll, è questo qui, infatti ha la confezioncina viola. Ed è Chanel Eyeshadow Wet n Dry 03.
diciamo che fra tutti non il meno pigmentato, sì, è il meno pigmentato effettivamente. È questo bellissimo grigio super glitterato. E se lo vado a prendere come gli altri, e come adesso vi faccio vedere, è effettivamente, l'ho preso la stessa quantità degli altri, meno pigmentato, no, scrivente, meno pigmentato. Sembra più scuro dalla confezione, invece in realtà è un grigio perla e molto glitterato e bellissimo, con cui voglio assolutamente creare uno smoky. Mi piace davvero molto molto. Questi due, dico la verità, non mi sento insomma di dare i voti perché ancora non l'ho provati da quando l'ho comprati. Quindi sarei insomma ipocrita a dirvi i nomi. Però se la qualità, sì, dirmi i nomi, a dirmi i voti. Però insomma, se la qualità è come gli altri, vado davvero sul tranquillo. E poi infine ho un Pupavamp che avevo preso presi in tempo fa, un bel po' di tempo fa, una confezione che aveva il Pupavamp mascara insieme a questo ombrettino. Ora sto pulendo la mano, ma i glitter dell'ombretto grigio stanno dappertutto. Vabbè. E tipo l'ombretto insieme al mascara lo paga 9 euro. Quindi era assolutamente ottimo. E questo ombretto io lo adoro. Allora, è Compact Eyeshadow e il 102. Se avete qualche idea con sapone, tipo nelle vicinanze, fateci un salto perché questo ombretto è fantastico. È questo colore qui, che sembra un semplice beige, ma in realtà non lo è. Da qua non si vede proprio. No, cioè ragazzi, è bellissimo, secondo me è in assoluto uno dei più belli. È un beige con dei riflessi rosati all'interno e anche questo non è brillantinato ma è satinato. È luminosissimo, io davvero spesso quando vado di fretta metto questo su tutta la palpebra ed è perfetto praticamente perché fa un bell'effetto e dona proprio luminosità, freschezza al viso, mi piace tantissimo, davvero tanto. E niente, questi erano i miei ombretti pupa, pensavo onestamente di averne meno. Vi dico che questi ultimi che vi ho fatto vedere, il mio voto per loro è assolutamente 8, perché sono degli ombretti straordinari in quanto a durata, pigmentazione e anche i colori sono davvero molto carini e alcuni molto particolari. Niente, fatemi sapere voi se avete ombretti pupa, quali sono i vostri preferiti. E ci vediamo la prossima volta con un'altra puntata della Makeup Collection dedicata ad altri ombretti. Ciao ragazze!